Mi servirà. C'è nessuno. Questo dannato posto cade a pezzi.
Credo che serva più a me che a te. Stai ferma. Mi chiamo Ripley. Da dove arrivi? Ripley? Da fuori, da una nave. Non ci sono navi. Ora sì. Beh, buone notizie, perché qui non ce la passiamo bene. C'è stata un'esplosione! Ha fatto tremare tutto! Lo so! Malocchezza! Quello è l'ultimo dei nostri problemi! Ah sì? Sì. C'è qualcosa su questa stazione. Non ci crederesti mai. Di che parli? Un assassino! Capisci? Ok. Ok. Come ti chiami? Axel. Stavo salendo a bordo con due colleghi. In Eva. L'esplosione ci ha separati. Mi aiuti a trovarli? Perché? Perché sembri conoscere il posto. Sì, ma perché? Che ci guadagno? Un posto sulla nave. E perché dovrei fidarmi di te? Devo trovare l'area comunicazioni. Devo contattare la mia nave. Oggi sei fortunata. Andiamo, tesoro. La Sixon Communications è nella Crisis Tech. Non è vicinissima, ma con una navetta possiamo raggiungerla attraverso l'aria di carico. Ma stai attenta. In quel posto ci sono spesso voi, ok? Eri tu che mi seguivi, allora. Dovevo tenermi a distanza. Qui non si può rischiare. Resta vicina a me. Cosa? Ehi, non muoverti! Oh, ok, ok! Non vogliamo problemi. Chi siete voi? Io Babbo Natale e lei è un elfo. Sono solo un paio di stronzi. Non c'è tempo da perdere, andiamo già. Dobbiamo arrivare all'area comunicazioni, potete aiutarci? Non ci serve il loro aiuto. Non dirgli niente. Senti, ho fatto funzionare la scelta. Che cosa voleva dire? Perché sei stato così aggressivo? Sono tutti terrorizzati. Ognuno pensa a sé. È più sicuro così. Lasciami fare. Questo posto è vecchio. Serve un tocco speciale. Beh, che stai aspettando? Premi il pulsante. Cerca di non fare rumore. Potrebbe esserci gente qui. Sarebbe carino se tu mi dicessi che diavolo sta succedendo. Adesso! Senti, tesoro. Quando saliamo sulla tua nave, ci rilassiamo e chiacchieriamo quanto ti pare davanti a un caffè. Già, sulla mia nave. Devo sapere che sta succedendo. E subito, cazzo! Bene. Come ho detto, c'è un assassino. Un assassino? Che vorrebbe dire? Non l'ho visto, ma è qui. Ci sta eliminando uno per volta. Che stai dicendo? Uno psicopatico? Una persona? No! Qualcos'altro! Un mostro! Cazzo! Dobbiamo muoverci! Di qua! Sta giù! Ma che stronzate! Dovremmo cercare una via d'uscita! Sei fuori di testa! Non ci sono vie d'uscita! Almeno qui saremo al sicuro. Per quanto tempo? E se vengono a cercarci? Gli piantiamo una pallottola in testa. E ora smettila, mi stai innervosendo.
andava fatto, immagino, ma è stata una vostra idea, non mia. Problemi. Dovremmo aggirarli. Seguimi. Amici tuoi? Mi sono già scontrato con questi tipi. Non gli piacciono gli estranei, nemmeno quelli gentili come me. Ma dai. Non lo dico così per dire, cara. Se vuoi andarli a salutare, peggio per te. Quelle non sono armi giocattolo. Qualcuno dovrà pur fare qualcosa. Lo stanno facendo. Si chiama sopravvivenza. E ora tutti sono contro tutti. La paura ti rende pazzo. L'ho notato. E tu vivi qui? Che ci posso fare? Il mio maggiordomo è in ferie. Prendi quello che ti serve. Non sappiamo quando ci ricapiterà. Mi sono rifugiato qui per una settimana, aspettando una nave, aspettando te, immagino. Questo posto resta al buio molto spesso. Porta quella torcia con te. Cerca di non restare senza batterie. Stai attenta a come la usi, però. Non dobbiamo farci vedere. Andiamo. Da questa parte. E ora? Controllo il condotto. Dovrebbe essercene un altro qui intorno. L'ho segnato per non dimenticarmene. Axel, è questo. Aspettami, arrivo. Lo sapevo che era qui intorno. Visto? Ci penso io. Non è una buona idea restare troppo a lungo qui. È così che tutti si spostano qui. Solo chi vuole restare vivo, principessa. Torres, allora è la tua nave, eh? Zitta, ho sentito qualcosa. Sì, ho capito, va bene. Dobbiamo raggiungere gli altri, qualcosa non va. C'è sempre qualcosa che non va. Forza, non lo facciamo innervosire. Ce la faremo, promesso. Seguimi. Lavoro, Ripley. Da questa parte. Quanto manca? Seguimi, ci siamo quasi. La mette poco più avanti. Spero solo che la tua nave sia ancora lì. Blastopol non è proprio come te l'aspettavi, eh? Ah, è bloccato! Quegli stronzi ci hanno isolati!
Ho capito. Dobbiamo attivare le due centraline contemporaneamente per aprirlo. Io mi occupo di questa, tu vai a quella dall'altro lato. Ok. Pronta? Al mio tre. Uno, due, tre. Axel, dietro di te. Cosa? Fanculo! Venite qui, ho trovato il nostro ladruncolo del cazzo. Cazzo! Andiamo, gli altri stanno arrivando. Dobbiamo andare, ora! Ehi, bastardi! Muoviti! Sparateli! È morto. L'hai ucciso! Perché stava per uccidere me! Mi hai salvato la vita! È questione di sopravvivenza! Lo capisci? Hai sentito? C'è qualcosa? Axel! Ma che roba è? Devo proseguire.